e benvenuti nuovamente nel mio canale e nel mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme tutti questi meravigliosi aghi Schmerz. Spero di averlo detto bene, chiedo scusa e perdono se l'ho pronunciato male. E sono degli aghi che potete comprare, sono buonissimi, è una marca buonissima, io lo uso da anni questa marca, da quando ho iniziato a cucire e mi sono sempre trovata benissimo. Sono degli aghi che potete acquistare, adesso li guardiamo, li vediamo uno a uno e ciascun ago che cosa serve. Vi ho fatto anche un video sull'uso degli aghi, sulla storia degli aghi, come sono gli aghi, vi ho fatto proprio un video molto dettagliato, abbastanza dettagliato, quindi andatelo a vedere se non l'avete ancora visto. Questi aghi mi sono stati omaggiati dalla collaborazione che ho in corso con il centro di cucito efficace, quindi ringrazio Andrea. Tra l'altro volevo specificare che tutto quello che, di cui io parlo nelle, con i miei collaboratori sono sempre frutto del mio parere. Non mi troverete mai a parlare bene di una cosa se non la reputo buona. Perché? Perché anche se mi è stata regalata, omaggiata, comunque sia, io ci sto mettendo la faccia. Quindi, in ogni caso, se voi comprate quella marca di una macchina per cucire, come può essere questa di cui vi ho parlato l'altro giorno, la Janome Glamour, qualsiasi altra cosa, io ci sto mettendo la mia faccia e la mia esperienza di tanti anni di cucito, perché poi se andate a comprarle vi trovate male, la prima persona che pensate, ecco, Cristiana mi ha consigliata male, ecco, mi ha dato un consiglio che non andava bene e questo non va assolutamente bene, non va bene principalmente per me, ecco perché secondo me è sbagliato, è un'arma a doppio taglio quando molte youtuber o influencer ricevono degli omaggi. Io credo che vada soprattutto contro la persona che sponsorizza, perché per il motivo che vi ho detto prima. Quindi io sarò sempre veritiera, come lo sono sempre stata anche per altri tipi di collaborazioni che ho fatto nel passato. Allora, gli aghi per la macchina a cucire sono fondamentali. Ogni volta che voi utilizzate una stoffa diversa, questa è una cosa che vi voglio dire come principio, dovete cambiare l'ago. Il secondo punto fondamentale è ricordatevi che dopo un po' di tempo che usate l'ago è possibile che l'ago si sia incurvato, magari perché state cucendo una stoffa molto pesante. Dovete andare sempre a controllare mettendo l'ago sopra un piano, e se l'ago è un po' spostato, un po' ricurvo, non è bello dritto e parallelo al piano, quell'ago va buttato e cambiato, perché vi rovinerà non solo il vostro lavoro ma potrebbe rovinare anche la vostra macchina per cucire. Ma adesso andiamo a vedere tutti gli aghi e noi ci vediamo al prossimo video, quindi vi lascio alla spiegazione degli aghi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, like, condividete i video. Ciao Asibili, quindi arrivederci, buon cucito, creativo, sartoriale, ma soprattutto terapeutico. Ciao, 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 ciao. I primi aghi che vi voglio far vedere, Universal, con una punta leggermente arrotondata per permettere di lavorare facilmente su diversi tipi di materiali, da 70 a 100. Si possono cucire anche tessuti di jersey e sintetici. Aghi jersey. Questi hanno una punta a sfera media per tessuti di maglia e maglieria in catena. La marcatura del colore è colore arancio e vanno da 70 a 90. È adatto per articoli di maglia e corsetterie. Il jeans invece ha la punta a sfera media perché penetra più facilmente nei tessuti forti e spessi senza danneggiare il materiale. Il gambo infatti è rinforzato e favorisce una minore deformazione dell'ago e diminuisce il pericolo di rotture dell'ago e punti saltati. Per denim, quindi tessuti di jeans e tessuti con spessore simile. La marcatura di colore è blu, adatto quindi a tutti i tessuti di trama spessa. Questi invece sono degli aghi per leather, quindi per la pelle, con punta tagliente per una penetrazione più facile, per pelle, finta pelle o materiali simili. La marcatura di colore è marrone, vanno da 80 a 100. Aghi Microtex hanno una punta particolarmente aguzza e sottile per la penetrazione più facile in tessuti molto fini o a trama fitta, per punti particolarmente dritti nell'impuntura di bordi, anche per seta, tessuti microfibra, tela cerata e pellicole e finta pelle. La marcatura di colore è lilla e va da 60 a 80. Negli aghi Metallic la cruna dell'ago è particolarmente lunga in confronto all'ago universale
o per ricamo, 2 mm per tutte le misure, per lavori con fili speciali ed effetto, in particolare per fili metallici. La marcatura di colore è rosa antico. Top stitch. In questo caso la cruna del lago è particolarmente lunga in confronto al lago universale o per ricamo, per cuciture decorative e in punture con più fili, anche per decorazioni a punta. La misura è 130N, la marcatura di colore è verde chiaro. Questi invece sono aghi adatti per il kilting, quindi hanno una punta particolarmente sottile e leggermente arrotondata, che penetra strati spessi senza danneggiare il materiale. Per lavori di trapunto in puntura, come per esempio kilting e patchwork, le misure vanno NM75, NM90, anche assortiti, e la marcatura di colore è verde. Questi invece sono degli aghi che sono adatti per lavori di ricamo, perché hanno una piccola punta a sfera e in confronto al lago universale con una cruna particolarmente più larga e una larga scanalatura per fili grossi e fili di lana, quindi per lavori, come già detto, di ricamo. Le misure sono NM75, NM90, anche assortiti, e la marcatura di colore è rossa. I super stretch sono adattissimi per i materiali di maglina o super elastici e hanno una grandezza di 90 e 14. Quindi quando dovete utilizzare, per esempio, la maglina, sono adattissimi. Infine abbiamo gli aghi gemelli, che sono utilissimi quando dovete fare una doppia impuntura. E abbiamo questo, che è universale e va da 130 a 705 H, 4,090. Questo invece è per stretch, quindi questo universale, e questo invece è il doppio ago stretch, quindi lo potete utilizzare anche per i tessuti elasticizzati, quindi che tipo la maglina, tipo la licra per esempio, e sono veramente utilissimi perché l'ago entrerà bene all'interno del tessuto e non formerà delle grinze o il lavoro verrà fatto in maniera eccellente. Vi volevo parlare anche di questi aghi, che sono della Madeira, una marca sempre molto buona, che produce una marca che produce anche fili. Io ne ho dei fili di ricamo, per il ricamo Madeira sono i migliori, e infatti è adatto per embroidery, quindi delle ricami anti-glue, quindi anti-glue, glue vuol dire, in inglese vuol dire colla. Quindi ideale per non tessuti, a strappo, adesivi e materiali che vengono fissati con colle spray. Infatti, grazie al rivestimento, gli aghi anti-glue riducono visibilmente l'adesione di residui di colla. La cosa importante, vi ho fatto vedere tutti questi aghi, ovviamente ne esistono anche degli altri, potete chiedere a seconda delle vostre esigenze, per mettervi ancora di più in evidenza il fatto che a seconda del tessuto che state utilizzando dovete cambiare l'ago. Quindi molti dei problemi che voi potreste trovare nel cucire i vostri vestiti è proprio il fatto che non cambiate l'ago, utilizzate un ago che non è adatto, ed è per questo che molte volte succedono dei patatrac cosiddetti, quindi magari il filo che si è a torciglia, il tessuto che non scorre bene e via dicendo. Quindi ricordate di cambiare sempre l'ago a seconda del tessuto.